al centro di Main Street c'è il Disney House of Mouse. Chi è che bussa qui all'House of Mouse? Benvenuto nell'House of Mouse. Se vuoi la banda suona anche Strauss. Quanta musica nell'House of Mouse. Su, vieni con noi, un ballo e poi tu non te ne andrai dalla House of Mouse. Musica che vuoi tu, è mitica, caotica, non smetterà più. Quella tua energia è un mondo di gioia e di magia. La banda sta cominciando a suonare, entra su, tu non puoi mancare. Ehi bambolina, vuoi ballare? Dai, prova a seguirmi se ce la fai. C'è tanta musica nella House of Mouse, su, entra con noi nella House of Mouse. E ora state seduti e non scattate foto col flash, perché sta arrivando Topo Lino! Benvenuti allo spettacolo, gente! Oggi abbiamo un paio di bei cartoni, le chiacchiere di Clarabella e Giacinta e i suoi ippopotami ballerini! Oh no! Gli ippopotami ballerini sono bloccati nel traffico! Presto, va a prendere la ganga dei gatti randagi! Non so perché, ma me lo sento. Questa sera ci faranno sonare. Ce le fanno sonare dal cane! Se servi di cuore! Eccoti qui, Pluto! Ho bisogno di te! Allora, abbiamo rolli, pizzi, penny, lachi, lentiggine, pepe, misurino, grattugia, scuola... Pluto, vieni qui immediatamente! Ho bisogno di qualcuno che mi cambi le lampadine lassù! E ora, di riffa o di raffa, la parola a Clarabella che sembra una giraffa. È il momento di chiacchiere da Main Street. Salve a tutti! Clarabella è qui con le notizie, le primizie, le perizie, le mollizie, le calvizie e le malizie delle amicizie. Prima di chiacchiere, l'orso va giorno e non potrebbe star meglio di così. È stato scoperto dalla verso un fico di... Esatto, sembra che non abbia usato nulla. Oh, sicuramente la... Pluto, hai avvertito Romeo e la gang? Ma non abbiamo finito di controllare i cuccioli! Pluto, le luci! Ecco perché lui sa di poter dormire tranquillo! Santo cielo! Acripante! Ci stanno attaccando! Spugna! Rispondi al fuoco! Se la cava benissimo. Mi correggo, forse hai ragione. Credo che abbia bisogno di un assistente e io propongo Figaro. Voi due farete una bella squadra. Giusto in tempo. Bravi, sembra che andiate d'accordo come cane e gatto. No, un momento, non è così. E ora un cartone che è proprio divertente! Pluto! Pluto! Vieni, ho qualcosa di speciale per te! Oh, vedrai, ti piacerà un sacco! Un bellissimo, freschissimo, grossissimo osso! Ma ricorda di non cominciare a scavare in giardino per seppellirlo, capito? Non voglio un giardino pieno di buche! Bravo il mio Pluto! Oh, prendi! Ah! Pluto! Ti avevo detto di non fare buche in giardino, ma tu li hai fatte comunque! Ora starai nella tua cuccia a riflettere su quello che hai fatto! Per punizione, questo non lo riavrai prima di una settimana! Delizioso! A quanto pare Pluto non lo rivedrà mai più il suo osso! Thank you.
Clappia cane. Zampe robuste per spalare, naso stretto per sondare, una piccola coda carina. Mi sembra il tipico cane da buche. Sei un cane che scava buche? Ah, lo sapevo, piccolo tontolone! Mi serviva proprio un cane da buche per scavarmi una piccola buca per un piccolo stagno attorno alle mie petunie. Senti una cosa, tu dai a me una zampa, io do a te una bella succosa bistecca. Che cosa te ne pare, amico mio? Sai, forse mi serve uno stagno. Forse mi serve una bella vasca con idromassaggio. Continua a scavare. Perché fermarsi a una vasca? Quello che mi serve è una grossa piscina. Continua a scavare. Aspettando anche tu la tua bistecca, non è vero? Bene, ecco qua! È la tua bistecca, è un tantino legnosa, eh? È troppo! Che c'è, non ti piace la tua bistecca? Mostra un po' di gratitudine! Ecco, così mi piaci! Ehi, stai cercando di spignartela? Te lo puoi scordare, Cocco, tu sei il mio cane da buche, è chiaro? Succedesse qualcosa! Finiscila! Lo so che la cosa non ti va giù, ma quell'osso continuerà a stare sotto chiave, capito? Bravo il mio Pluto! Se qualche volta sono severo, non significa che non ti voglia bene! Un sostituto per gli ippopotami ballerini? Ariel canterà qualcosa quando Pluto e Figaro finiranno di allestire il set. Pluto? 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 Devi avere più pazienza con il piccolo Figaro. Lui ti ammira molto. Stai ancora a sentire quello lì? Liberati di quel gatto! I gatti non portano che guai! Guarda! Calma, Pluto, pazienza. E ora in tutta la sua tropicaleggiante bellezza la nostra sirena preferita, Ariel.
lavorare Pluto con Figaro. Sono d'accordo. Ecco perché adesso assumeremo Figaro. Davvero? Mi dispiace dirlo, ma finché Pluto non impara a prenderla con più calma, non si muoverà più da qui. Sono sicura che il piccolo Figaro non ci deluderà. Bene, Figaro, visto che prenderai il posto di Pluto, dovrai anche indossare le cuffie di Pluto. Preparatevi, gente, sta per andare in onda un cartone bellissimo. Super crescita per ghiande. Che cos'è? La più grossa ghianda che abbia visto al mondo, ecco cos'è. Accipicchia, un pranzo da re. Wow, una superba ghianda. Attenzione, ascoltatori, avete per caso una super mega ghianda gigante? Sì. Beh, portatela domani all'annuale gara delle ghiande giganti. Se è abbastanza grande, potreste vincere il primo premio di ben $1,000.
crede molto furbo. Avremmo dovuto pensarci dall'inizio. Ok, al lavoro! Annuale gara della ghianda gigante. La ghianda più grande del mondo. Il tonto più grande del mondo. Lo dicevo io che quel gatto era un guaio. Ora guardati, alla catena, come un condannato. No, Pluto. Figaro è un tuo amico. Smetti di confonderlo, nuvolaia. Dando ascolto a lui, hai perduto il tuo lavoro. Liberati di quel gatto. Forza, vai, vai. Figaro, va da Pippo in cucina e portagli questo. È l'ultima volta che preparo tamales piccanti. Sto facendo nulla. Cosa aspetti? Lascialo andare, fallo cadere! Santo cielo, cos'è stato? È tutto a posto! Ragazzi, suonate! Ma cosa diavolo sta succedendo qui? Pluto! Dovresti essere legato! Questa è davvero l'ultima goccia! Dedicare questo prossimo cartone al mio amico Pluto! Ehi, Pluto! Vai a prendermi il giornale? Non credi più che Pluto abbia bisogno di una mano? Oh, no, no! Sta facendo un buon lavoro! Diversamente da uno che conosco! Sentiamo, che cosa vorresti dire? Ad esempio, che tu dovresti essere sul palco in questo momento! Caspiterina! Per oggi abbiamo finito, amici! Forza, vai! Portaci via da qui! I tuoi desideri sono ordini per me! Lo spettacolo di oggi vi è stato offerto dai migliori amici dei cani, gli idranti! Sì, per i tuoi piccoli amici che amano spegnere il fuoco! Di solito li trovi in ogni angolo della strada! Generosissimi di rinfrescante H2O! Disponibili in rosso e in giallo!
E quest'anno c'è una novità all'idrante per ragazze! Idranti dal costruttore direttamente ai tombini! I gatti non gradiscono. Ma è tutto per ora! Ci vediamo molto presto! House of Mouse.